Io sono Barbara D'Amico e di mestiere faccio la giornalista freelance, quindi potrete immaginare che sia un periodo abbastanza denso. Quali sono le sfide dell'informazione in questo momento? Come la sto vivendo io? Come la stiamo vivendo anche con i colleghi? Beh, credo che le sfide siano essenzialmente tre. La prima, lavorare contro la velocità, la mole di informazioni che arrivano, le breaking news e avere la lucidità di fermarci, di verificare, di appunto aspettare, a retwittare, a rilanciare anche sui social, insomma, tutto quello che ci viene sollecitato, segnalato e via dicendo. E la seconda, che appunto è collegata anche alla prima, rispondere alle richieste anche di aiuto, di ascolto di utenti, di lettori che in questo momento sono letteralmente esplose, quindi in un certo senso ci è stato chiesto anche di svolgere una funzione di servizio pubblico. La terza, che è più generale, che sta venendo fuori è che bisogna adattare in corsa i modelli di business, di sostenibilità, di progetti editoriali, di testate, e quello che sto vedendo io in questo momento è che quelle realtà che non hanno lavorato negli scorsi anni per adattarsi, per appunto cercare soluzioni alternative, adesso purtroppo stanno soffrendo più di altre. Detto questo, però, ecco, queste sono delle diciamo, sfide, ma sono anche le opportunità che si presentano. Io sono estremamente fiduciosa che da tutta questa storia, appunto, questo stato di emergenza, sicuramente appunto trarremo degli insegnamenti nuovi per il giornalismo.